Sapete qual è lo sport nazionale più diffuso? Semplicissimo, sparare addosso al Medioevo. È andato male un compito in classe? È colpa del Medioevo. Si è rotto il tubo del lavandino? È colpa del Medioevo. Ti ha lasciato la tua ragazza? È colpa del Medioevo. Non hai vinto un esame? È colpa del Medioevo. Eh sì, a quanto pare è sempre così. Chiunque parla del Medioevo ha solo delle belle parole, illuminanti. Fateci caso, anche uomini di cultura, opinionisti che vanno per la maggiore, appena vogliono denigrare qualcuno, farlo apparire come un bigotto, un superstizioso, un retrogrado, un nemico del progresso morale, bla 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 bla, cosa dicono? Ma non siamo il Medioevo, ragioni come uno del Medioevo. Ma le cose stanno esattamente così? Proverò a dimostrare il contrario partendo da una fonte. Allora, iniziamo. Allora, per secoli si è comunemente ritenuto che dopo la caduta dell'Impero Romano fosse cominciata un'epoca definita secoli bui, quei secoli durante i quali il cristianesimo in ascesa impose un periodo di ignoranza e superstizione in tutta Europa. Nel suo notevolissimo studio sui filosofi medievali, Anne Fremantle ha descritto un periodo oscuro e fosco durato una decina di secoli, incastrato tra lo splendore dell'età dell'oro dei greci e la brillante galassia di luce emanata da due stelle gemelle, il Rinascimento e la Riforma. Voltaire, anche lui, ha descritto questa lunga era come un tempo in cui la barbarie, la superstizione e l'ignoranza coprirono la faccia della terra. Secondo Rousseau, l'Europa era ripiombata nella barbarie dei primi tempi. Secondo la ricostruzione storica comune, il Rinascimento ebbe luogo perché un declino del controllo della Chiesa sulle principali città del nord Italia come Firenze consentì una rinascita della cultura greco-romana classica. Ricapitolando, la storia occidentale consiste in quattro ere principali. 1. L'antichità classica. 2. Secoli bui dominati dalla Chiesa. 3. Il Rinascimento e l'Illuminismo che aprì la strada ai 4 tempi moderni. Per molti secoli è stato questo lo schema interpretativo di ogni testo scolastico dedicato alla storia occidentale, nonostante storici molto seri abbiano riconosciuto da decenni che questo schema è un inganno totale. In realtà, fu durante i secoli bui che l'Europa fece il grande balzo in avanti sul piano tecnologico e intellettuale, che la mise alla guida del resto del mondo. Come possono gli storici distorcere i fatti in questo modo? La tesi che l'Europa era caduta nei secoli bui è stata in buona parte una truffa perpetrata da intellettuali fortemente antireligiosi come Voltaire e Gibbon, che erano intenzionati ad affermare che la loro era un'epoca di illuminismo. Varie rivoluzioni nell'agricoltura, negli armamenti e nelle tecniche di guerra, nelle fonti di energia e nei trasporti, nelle manifatture e nel commercio, sono passate inosservate. Lo stesso è capitato al notevole progresso morale. Quando cadde Roma, per esempio, la schiavitù era massicciamente diffusa in tutta Europa. Ai tempi del Rinascimento era finita da tempo. Essi si lasciarono infatti sfuggire, o liquidarono, i radicali progressi che ebbero luogo nella musica, nell'arte, nella letteratura, nell'educazione e nella scienza. I romani facevano scarso uso di energia idraulica ed eolica, preferendo il lavoro manuale fatto dagli schiavi. Un inventario condotto nel IX secolo rivelò invece che un terzo dei terreni lungo la Senna, nell'area intorno a Parigi, aveva mulini ad acqua, la maggior parte dei quali in terreni di proprietà della Chiesa. Secoli dopo, lungo questo tratto di fiume c'era un mulino ogni 20 metri. Nel frattempo, al di là della Manica, il
Domesday Book, un precursore dei moderni censimenti, riportava che in Inghilterra nel 1086 c'erano almeno 5.624 mulini ad acqua già funzionanti, ovvero uno ogni 50 famiglie, e si sa per certo che la stima è per difetto. Fra molte altre cose, questi mulini meccanizzarono la manifattura degli indumenti di lana e presto permisero all'Inghilterra di dominare il mercato europeo. Molte dighe furono costruite durante i secoli bui. Una a Tolosa, larga più di 400 metri, fu costruita intorno al 1120, trascinando migliaia di giganteschi tronchi di quercia nel letto del fiume per formare una muraglia anteriore e una posteriore, e lo spazio intermedio fu poi riempito con terra e rocce. Durante quest'epoca gli europei hanno pure imbrigliato il vento. I mulini a vento non avevano soltanto la funzione dei mulini ad acqua per alimentare gli stessi macchinari, ma vennero usati anche per bonificare vaste porzioni dell'attuale Belgio e Olanda, pompando fuori l'acqua dal mare. Decine di migliaia lavorarono a questo scopo, giorno e notte, durante i secoli bui. Verso la fine del XII secolo, infatti, l'Europa occidentale era così piena di mulini a vento che i proprietari cominciarono a farsi causa l'uno con l'altro, accusandosi di rubarsi il vento a vicenda. Nel frattempo, anche l'agricoltura fu rivoluzionata. Prima ci fu il passaggio a un sistema di rotazione triennale, in cui un terzo della terra fertile veniva lasciata non piantata per un anno, mentre si continuava a coltivarla per rimuovere le male erbe e fertilizzarla. L'effetto di questo rinnovamento della terra fu una produzione molto più ricca. Inoltre, l'invenzione dell'aratro pesante consentì una migliore coltivazione dei terreni più umidi e densi nel nord Italia, e l'introduzione del collare per cavalli permise di sostituire le lente squadre di buoi con squadre di cavalli, in tal modo raddoppiando la velocità della coltivazione. Di capitale importanza fu anche l'invenzione dei camini. Si potevano riscaldare i palazzi e le case, evitando che dai buchi sul tetto, dai quali prima usciva il fumo, entrasse anche pioggia, neve e aria fredda. Un'altra innovazione rivoluzionaria sono gli occhiali, che furono inventati intorno al 1280 e quasi subito furono prodotti in modo massificato, permettendo così di condurre una vita produttiva a un enorme numero di persone che altrimenti non avrebbero potuto lavorare. Nel 1492, quando Colombo si preparava per il suo primo viaggio, gli occhiali erano noti soltanto in Europa. Il capitalismo nacque in realtà dagli abissi dei secoli bui, a cominciare all'incirca dal IX secolo. Molte delle vaste, floride, crescenti proprietà terriere monastiche si trasformarono in aziende ben organizzate e stabili, implicate in complesse attività commerciali che generarono un sofisticato sistema bancario all'interno di un libero mercato in via di sviluppo, dando così forma a un capitalismo in tutta la sua gloria. Nel XIII secolo esistevano 173 importanti banche italiane con centinaia di filiali in tutta l'Europa occidentale, perfino in Inghilterra e in Irlanda. Progresso morale. Tutte le società classiche avevano la schiavitù. Sia Platone che Aristotele avevano schiavi, come la maggior parte dei residenti liberi delle città-stato greche. In realtà, tutte le società note al di sopra di un livello molto primitivo sono state società di schiavi. Perfino molte tribù indiane del nord-ovest americano avevano avuto schiavi molto prima dell'arrivo di Colombo. In mezzo a questo schiavismo diffuso, solo una civiltà a un certo punto lo rifiutò, quella cristiana, e lo fece due volte.
Ma la prima volta in cui la schiavitù fu eliminata dal mondo non fu durante il Rinascimento o durante l'Illuminismo, ma durante i secoli bui. La svolta fu compiuta da brillanti padri della Chiesa che prima estesero i sacramenti a tutti gli schiavi, riservando solo l'ordinazione al sacerdozio. Alla fine dell'VIII secolo, Carlo Magno si oppose alla schiavitù, mentre il Papa e molte altre potenti e influenti voci clericali riecheggiavano Santa Batilde. Nel IX secolo, il vescovo Agobardo di Lione tuonò: «Tutti gli uomini sono fratelli, tutti invocano uno stesso Padre, Dio, il servo e il padrone, il povero e il ricco, l'ignorante e il colto, il debole e il forte. Nessuno è stato innalzato al di sopra dell'altro. Non c'è schiavo né libero, ma in tutte le cose e sempre c'è solo Cristo». Poco tempo dopo, nessuno più dubitava che la schiavitù fosse di per sé contro la legge divina. Durante l'XI secolo, sia San Wulfstan che Sant'Anselmo portarono avanti con successo una campagna per rimuovere dalla cristianità le ultime tracce della schiavitù. Progresso nella cultura. Anche se Voltaire, Gibbon e altri fautori dell'Illuminismo possono essere scusati per aver dimenticato le conquiste ingegneristiche e le innovazioni in agricoltura e nella tecnica di guerra, sicuramente vanno giudicati severamente per aver ignorato o liquidato le notevoli conquiste in campo culturale realizzate dagli europei nel Medioevo, nella musica, nell'arte, nella letteratura, nell'educazione, nella scienza. Nella musica, i romani e i greci cantavano ed eseguivano una musica monofonica, una singola linea musicale con tutte le voci o gli strumenti. Furono i musicisti medievali a sviluppare la polifonia, l'esecuzione simultanea di una o più linee musicali e le armonie. Non è chiaro quando ciò avvenne di preciso, ma era una pratica consolidata quando fu descritta in Musica Enchiriadis, pubblicato intorno al Novecento. Intorno al X secolo fu inventato un sistema adeguato di notazione musicale, che fu poi diffuso in modo che la musica potesse essere correttamente eseguita da musicisti che non l'avessero mai sentita. Nell'arte, stranamente, l'epoca artistica che emerse nell'Europa dell'XI secolo è nota come romanico, nonostante fosse piuttosto diversa da tutto ciò che i romani avevano fatto. Il nome fu imposto dai professori del XIX secolo, che sapevano che l'Europa si era riavuta dai secoli bui, tornando indietro alla cultura romana. Furono sempre gli artisti del XIII secolo del Nord Europa a usare per primi i colori ad olio e a produrre le loro opere su tela anziché su legno o su intonaco. Ciò permise al pittore di prendersi il tempo di cui aveva bisogno, di usare pennelli molto fini, di ottenere effetti che sembravano prossimi a miracoli. Chiunque pensi che la grande pittura cominci con il Rinascimento italiano dovrebbe esaminare l'opera di Van Eyck, e forse questo può bastare per fugare la convinzione che il millennio seguito al collasso di Roma sia stato da un punto di vista artistico una tabula rasa o peggio. Educazione. L'università era qualcosa di nuovo sotto il sole, un'istituzione dedicata esclusivamente a un apprendimento di alto livello. Questa invenzione cristiana fu abbastanza diversa dalle accademie cinesi in cui si addestravano i mandarini o dalla scuola dei maestri zen. Le nuove università non erano rivolte a impartire una saggezza tramandata. Piuttosto, un po' come oggi, i docenti guadagnavano fama e venivano invitati a far parte di altre facoltà grazie alle loro innovazioni. Di conseguenza, durante i secoli bui,
I professori universitari, oggi definiti scolastici, concentravano i loro sforzi principali sulla ricerca della conoscenza e raggiungevano risultati molto significativi, come vedremo in seguito. Le prime due università del mondo furono fondate da studiosi cattolici a Parigi e Bologna intorno al 1160. 40 anni dopo fu la volta di Oxford e Cambridge e entro la fine del XIII secolo altre 20 università furono fondate in tutta Europa, registrando l'iscrizione di migliaia di studenti. Scienza. Per molte generazioni gli storici hanno affermato che una rivoluzione scientifica è cominciata nel XVI secolo, quando Niccolò Copernico propose un modello eliocentrico del Sistema Solare. Ma di recente vari specialisti di storia della scienza hanno concluso che ciò che accadde fu un'evoluzione, non una rivoluzione. Proprio come Copernico compì semplicemente il passo successivo, implicito nella cosmologia del suo tempo, così anche il fiorire della scienza di quell'epoca fu il punto culminante del graduale progresso che era stato compiuto nei secoli precedenti. E termino citando le parole di un importante medievalista, Warren Hollister. Lui dice a un certo punto: a mio giudizio, chiunque creda che l'epoca che vide la costruzione della cattedrale di Chartres e l'invenzione del Parlamento e dell'università sia stata buia, deve essere mentalmente ritardato, con tutto il rispetto, o nel migliore dei casi molto, molto ignorante. Se non volete credere alla fonte che vi ho citato, allora andatevi a sentire tutti i video di Alessandro Barbero, forse il più importante medievista italiano, ma non solo. Auguri, buona giornata.